Quanti di voi sanno di quale orchestra è questa bellissima milonga? Secondo me, se vado in milonga e la provo a chiedere, forse il 20% saprà dirmi di chi è questa milonga. Eppure, sono più che certo che appena vi nominerò l'orchestra, mi direte subito che schifo. Ma veramente. E già. Andiamola a scoprire. Allora, ragazzi, come sempre vi chiedo di lasciare un like sotto questo video, condividerlo e iscrivervi se ancora non l'avete fatto. Avete intuito di chi era quella milonga? Beh, stiamo parlando della mitica orchestra di Francisco Canaro. Tra l'altro, chi mi segue anche sui social avrà visto che questa settimana io ho messo una copertina un po' insolita sul Facebook di El Tanghero. Ho scritto direttore d'orchestra o imprenditore. Perché ho scritto questa cosa? Perché dovete sapere che Francisco Canaro, a mio parere, è più un imprenditore che un direttore d'orchestra. Sì, è stato un grandissimo direttore d'orchestra, e anche qui, quando lo nomini ai Tangheri, c'è una grandissima divisione fra chi lo ama e chi lo odia. Personalmente, a mio parere, ha fatto dei capolavori. Tutti quanti nominano Poema, che tra l'altro non è stato scritto da lui, però poi è stato rimaneggiato da lui. Personalmente adoro Mi Reflexión con il cantante Carlos Roldán, che cioè, secondo me è un capolavoro quel pezzo. Cioè, ci sono degli alti, dei bassi, il cantante è introdotto e entra e esce all'interno del brano con una precisione. Cioè, non so, poi io lo dico a livello ballettistico, non a livello tecnico, poi a livello tecnico è fatta una cagata, non lo so. E quindi c'è questo spartiacque enorme, ma non si può non parlare di questo colosso, perché, cioè, se andiamo a vedere quello che ha fatto delle cose importantissime per il tango. Pensate che ha introdotto il contrabbasso tramite El Negro Thompson, che era in realtà un musicista di Roberto Firpo, che lui si è fregato, suonava un altro strumento, anzi, se qualcuno sapeva prima cosa suonava e me lo fa sapere sotto, mi fa piacere che non lo so. Fatto sta che lui lo prende e lo mette a suonare il contrabbasso. E quindi introduce il contrabbasso, introduce l'estribarijo, una roba simile, non so come si pronuncia. Se c'è qualche argentino in ascolto, per favore me lo scriva sotto come si pronuncia e come è scritto. Fatto sta che per gli italiani, che è molto più semplice, è il ritornello. Fino a prima il ritornello non si utilizzava e Francisco Canaro appunto lo introduce. In realtà sappiamo che Gardel già con la chitarra suonava il tango e cantava, però lui introduce il cantante all'interno delle orchestre. E quindi abbiamo già che ha introdotto due cose: il ritornello, comunque il cantante all'interno del mondo del tango, e il contrabbasso, che da sempre è il simbolo, diciamo, del tempo all'interno del tango. Lotta tantissimo per fare ottenere i diritti d'autore agli scrittori di tanghi. E questa è una cosa che in Argentina non c'era. In Italia noi abbiamo la SIAE e loro hanno un altro ente, non so come si chiama. Fatto sta che pensate che l'edificio dove si trova quest'ente fu comprato all'epoca da Francisco Canaro. Fa capire quanti soldi avesse Canaro. Quindi era un vero imprenditore, oltre che un direttore d'orchestra. Pare che abbia inciso oltre 5.000 brani di tango. Se paragoniamo Firpo, abbiamo detto tantissimi ed erano 3.000, questo ne stiamo parlando di 5.000 e poi chissà quanti bruciati, eccetera, eccetera. Attenzione, ho detto inciso, non scritto. Perché? Perché pare che lui acquisisse da chi non poteva permettersi, di incidere i propri brani, questi brani, e poi li firmava lui. E si beccava lui i diritti d'autore. Tant'è vero che esistono dei detti, pare, si diceva, hai più soldi di Canaro o esiste dai tempi di Canaro. Questo per farvi capire che questo personaggio è un personaggio non soltanto che appartiene al mondo del tango, ma appartiene all'Argentina. Cioè, questo è un colosso veramente, ragazzi. Come si fa a non conoscere e a sapere la storia di Canaro? Va almeno studiato un minimo. Ecco perché ci sono io che ve lo sto raccontando.
In questo video non vorrei dirvi altro perché in realtà la settimana prossima andremo a vedere come fare a riconoscere l'orchestra di Francisco Canaro insieme all'orchestra di Francisco Lomuto e Roberto Firpo. Tra l'altro, avete capito qual è il personaggio che collega tutti e tre questi personaggi e di cui poi andremo a parlare successivamente? Se ci siete arrivati, scrivetemelo sotto che sono curioso. È un personaggio che hanno conosciuto tutti e tre, che qualcuno di questi tre lo odiava e qualcuno di questi tre invece lo amava. Spero che questa miniserie vi stia piacendo e come sempre vi mando un bacio e un abbraccio a tutti ragazzi. Ciao, ci vediamo in Milonga.